Aspetta, scusi. Chi è rimasto senza benzina? Beh, diciamo senza carburante. Per arrivare alla prossima pompa ci mancano ancora un paio di chilometri. E se vuoi, la posso da io un po' di benzina. La succhiamo dal serbatoio dalla macchina mia. No, grazie, molto gentile. A me mi basta di far pieno d'acqua. Il pieno d'acqua? Ma che dici? Sì, se mi dà un attimino il tubo, grazie, no, stia, stia, per carità, lei già tanto, grazie, grazie, è molto gentile, prego, stia, stia, un momentino, faccio subito, sa. E cala. Aida. Ma, signore, che cosa ha fatto? Che ho fatto? Ma che c'è, la macchina che va a acqua? Beh, no, no, proprio acqua no. Va con queste vasiche qua. È un'invenzione giapponese. Una e una due. È un propellente a idrogeno ionizzato. Idrogeno ionizzato? Certo, io con questa pasticca qua ci faccio 200 chilometri. 200 chilometri? Lei ride, lei ride. Poi le faccio vedere io. Vediamo, vediamo. Questa è una bomba. Visto? Ma è incredibile! Sono giapponesi, sono forti, i giapponesi sono forti! Arrivederci, grazie mille, la ringrazio, lei è stato molto gentile, adesso ci ho preso un po' di paura, arrivederci. Senta, dove le posso comprare? E quanto costano? Perché mi capisci, io ogni volta che faccio il piano con la macchina mia ci vogliono 40.000 lire! C'è un amico che viene da Napoli, e se lei vuole io... Guardi, io sono buono da cuore. Siccome lei è stato così gentile che mi ha dato la benzina... Si figuri. Io, guardi, mi posso da, se lei vuole, me da da quelle che ho io. E cioè? L'ho comprata a 10.000 lire, sono 50, 25 per uno. Luisa, Luisa, Luisa! Sì, papà, che vuoi? No, no, non se ne vada, aspetti, aspetti un attimo solo, per favore. Luisa, per favore, corri subito dalla mamma che scendesse con 250.000 lire. Signore, scusi, sono rimasta secca, come vede. Mi potrebbe prestare il tubo dell'acqua che faccio il pieno? Lei si stupisce che io faccio il pieno con l'acqua, ma guardi, grazie, grazie, grazie. Faccio un momento, grazie. Aida, ecco qua. Grazie, lei è gentilissimo. Oh, si attento, non si bagni. Grazie, molto gentile, grazie. Ecco. Due pasticchette. Favoloso, eh? Senta, scusi, lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché? Perché io il pieno lo faccio de stronzi. Mortacci vostri! Oh, lasciatelo parte! Fermo! Somma dama, capito? Oh, aiuto! Lasciatelo parte! Ma io che ho fatto? Ma non ho fatto niente, io mi dico che ho fatto! Io ho fatto solo il pieno d'acqua! Lasciatelo parte, che ho fatto? T'ho beccato finalmente. Pollaroli d'Arcisio detto erfibia. Sa buono che c'hai più denunce di che debiti al comune di Roma. Ecco qua. Questo è il trucco. Lui mette l'acqua qua dentro e la gente si crede che la mette dentro al serbatoio. E quello che sta a guardare a bocca, convinto che ha fatto il piano con l'acqua invece che qua a benzina. E il Bonfibbia ci mette la pasticca e gli fa credere che l'acqua è diventata carburante. Eh? Ammazza che bravo che sei. Dai pasticca, zio, su. Ma è una truffetta da niente, si trova qualche gaggio che ci crede, che male c'è? Cosa che sei il gaggio? Gaggio è chi mangia la merda convinto che è formaggio. 5